Care concittadine, cari concittadini, ci rivediamo ad appena 2 giorni di distanza dall'ultimo video per un aggiornamento sulla situazione coronavirus. E devo dirvi, senza che ciò allarmi nessuno, preoccupi nessuno, che a Bronte è ufficiale il secondo caso di coronavirus. Ho sentito non molto tempo fa le persone dell'ASP interessate, insomma, a questo tipo di rapporto con le istituzioni e mi hanno ufficializzato che a Bronte sono saliti a 2 i casi di coronavirus. Vi dico anche, ma vi premetto e insisto che nessuno deve preoccuparsi, vi dico anche che a Bronte c'è moltissima gente che è in quarantena volontaria, ma c'è anche gente che è in attesa di tampone. Quindi questo numero inevitabilmente potrebbe crescere, ma guardiamo sempre, come sono abituato, il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Se ad oggi, ripeto sempre, grazie a Dio, noi paragoniamo il trend di diffusione delle altre città, anche a noi vicine, con quello di Bronte, beh, possiamo dire insomma che al momento siamo stati bravi. Allora, il fatto che stiano salendo questi casi, vi dico anche che mi è stato riferito che questo secondo caso positivo è una persona che lavora fuori rispetto alla nostra città, quindi non pare che al momento debbano esserci dei focolai a Bronte, ma dei casi di persone che lavorano fuori, hanno contratto questo virus fuori e poi ovviamente si sono immediatamente messi in quarantena insieme a tutte le famiglie. Continuiamo quello che stiamo facendo, continuiamo a restare a casa. Ne abbiamo parlato nel video che abbiamo fatto un paio di giorni fa. La città sta rispondendo benissimo. Fino a stamattina, insomma, io mi trovo al comune, fino a stamattina sono uscito e fatte salve quelle macchine che sono direttamente collegate a quelle attività che per legge sono aperte. È chiaro che un po' di macchine le vediamo, ma io non vedo gente in giro, non vedo confusione, quindi questa è la risposta che volevamo dalla nostra città e questa è la risposta giusta che la nostra città sta dando. Allora, questa notizia che io vi ho appena dato, ripeto, non vi allarmi, non vi preoccupi, non vi scoraggi, ma vi convinca che l'atteggiamento che stiamo tenendo è quello giusto. Stiamo a casa perché solamente in questa maniera noi eviteremo il contagio. Consentitemi una battuta. A brevissimo io pubblicherò questo video, ma io vi prego, non fatemi sempre le stesse domande, non chiedetemi di chi si tratta. Con le motivazioni, sebbene giuste, perché mi dite sempre no, ma noi vogliamo sapere chi è, perché se lo sappiamo, capiamo se ci siamo stati a contatto. Io, per carità, io vi capisco, sono tutte motivazioni legittime, sacrosante, ma c'è un dato insuperabile purtroppo. Il primo che io non conosco l'identità di queste persone, nel senso che l'ASPE è obbligata a dare comunicazione istituzionale ai sindaci sul numero di casi che ci sono nelle rispettive città, ma non è obbligata a rivelare la identità di queste persone. Ma io vado anche oltre. Seppure in maniera informale mi fosse stata rivelata l'identità, e così non è, io non la potrei mai rilevare, ciò per due motivi. Un primo, insomma, un motivo di etica, se vogliamo. Si tratta di dati sensibili e non è giusto mettere alla gogna chi ha contratto questo virus, che poi ripetiamo che chi ha contratto il virus lo ha contratto in maniera del tutto incolpevole. Non è andato, insomma, a prendere questo virus chissà dove, ma è andata magari al lavoro e ha contratto questo virus. Quindi non è giusto metterlo alla gogna, anche perché le persone che hanno contratto questo virus, state tranquilli, sono a casa in quarantena, quindi non hanno possibilità di arrecare alcun pregiudizio nei confronti degli altri. Ma non lo direi neanche per un secondo motivo. Non lo direi perché sarebbe un reato. Io commetterei un reato in quanto rivelerei dati sensibili nel momento in cui fossi a conoscenza dell'identità e la rivelassi a chi che sia. Quindi io vi prego, quello che interessa a tutti noi è, e lo capisco, ne sono convinto ed è giusto che sia così ed è quello che io sto facendo, quello che interessa a tutti noi è tenere sotto controllo la situazione, sapere quanti casi ci sono, sapere come sta reagendo la nostra città, avere un quadro generale della situazione, che è quello che ho io, hanno i miei collaboratori, hanno gli organi del comune ed è quello che è giusto abbiate voi. Ma le identità dei soggetti non le conosciamo e quindi vi prego di non iniziare a chiedermi né pubblicamente né privatamente le identità dei soggetti perché non è risposta che io posso dare, perché non ce l'ho e perché seppure l'avessi, per i motivi che ho spiegato, non potrei darla. Un'ultima precisazione. Come tantissima gente sa, fino a stamattina io verso le 7, che poi tra l'altro fatemi fare una parentesi, chi mi conosce bene sa che il momento migliore per comunicare con me è la mattina presto. Se durante la giornata io non rispondo ai messaggi che mi arrivano sulle cose più varie, sulle cose più svariate, che magari spesso non hanno alcuna attinenza col coronavirus,
non è che non rispondo perché non voglio rispondere, non rispondo perché purtroppo, come ho detto, io non posso stare a casa, quindi io il mio lavoro continua, ho la responsabilità di un comune intero e ho la responsabilità di dover gestire il momento più delicato che durante la mia sindacatura mi sia capitato. C'è stato un altro momento delicatissimo, ma è stato un momento, insomma, che ha riguardato la mia persona. Oggi è un momento delicatissimo che riguarda l'intera collettività. Quindi, come ho detto nel precedente video, lo vivo con grande senso di responsabilità e ahimè, mi piacerebbe stare davanti alla televisione, mi piacerebbe stare davanti a Facebook a giocare, mi piacerebbe, insomma, rilassarmi anche io un pochettino. È una cosa che non posso fare. Io la mia giornata non è cambiata, continuo a correre dalla mattina alla sera, quindi, insomma, vi prego di non prendervela, e soprattutto di non prendervela con messaggi rabbiosi che mi mandate in privato nel momento in cui, magari ad un orario sconveniente, io non riesco a rispondere alle vostre domande. Ma tutto ciò che c'è da sapere su questo coronavirus e tutto quello che io vi sto dicendo, non ho notizie ulteriori rispetto a quelle che vi sto dicendo. Abbiamo due case a Bronte, due persone che lavorano fuori, quindi stiamo tranquilli, non ci allarmiamo e continuiamo a restare a casa. Per il resto, anche perché, insomma, leggo qualche domanda, io mi rendo benissimo conto che è un momento drammatico per le partite IVA, che è un momento drammatico per tutti coloro che avevano un lavoro e che in questo momento per forza maggiore o sono stati messi in ferie o comunque non possono lavorare o comunque a loro manca una fonte di reddito. Quindi è un problema che riguarda la stragrande maggioranza delle famiglie. Io lo so, voi mi mandate messaggi. Io non posso che dirvi che sono perfettamente a conoscenza di questo problema, anche perché ricevo parecchie comunicazioni private di gente che mi comincia a dire di essere in difficoltà e la cosa non mi stupisce. Quello che io dico sempre, teniamoci forte, è una qualche cosa, insomma, che non possiamo gestire totalmente, possiamo gestirla per ciò che riguarda le nostre competenze, siamo uomini, ma per il resto, come dico sempre, affidiamoci al buon Dio e speriamo che questo periodo passi prestissimo. Noi mettiamoci del nostro, continuiamo a stare a casa e vi assicuro che ce la faremo.